saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. E oggi volevo iniziare questa nuova... aspettate, perché io ho qualcosa qua che mi sturba il cervello, proprio non riesco a capire. Perfetto. Volevo iniziare questa nuova tipologia di video, la spesa da Lidl. Non si tratta di una spesa mangereccia, ma la spesa riguardo a tutte le cose particolari che ogni tanto Lidl propone. Per esempio oggi, che è il 22, questo video lo vedrete domani, sono uscite tutte delle cose riguardanti la creatività, e quindi blocchi di carta, biglietti di auguri, washi tape, timbri. Quindi, se vi fa piacere questa tipologia di video, fatemelo sapere giù nei commenti. Posso aprire una piccola parentesi perché mi vergogno un po'. Vedete alle mie spalle questi cuscini tristissimi senza le federe? Ecco, perché le ho lavate, sono pronte per essere stirate, ma questo stiraggio viene proprio rimandato nel tempo e negli anni a venire, ma prima o poi lo devo fare, no vabbè, scherzi a parte, dopo finito il video mi devo mettere là, za e stirare. Allora, detto questo, che a voi non me ne può fregare di meno, però vabbè, partiamo subito con questo set di fogli. Sono 100 fogli pieghevoli autunno, e come vedete partiamo da queste bellissime rose che hanno subito attirato la mia attenzione. Allora, sono 10 fantasie, ognuna composta da 10 fogli. Concludiamo con queste bellissime roselline su sfondo verde a pois bianchi, molto molto carine. Questo set, come tutti gli altri che vi farò vedere, hanno tutti un costo di 4,99 euro. Allora, proseguiamo con questo qui, che è un set di biglietti di auguri ed è composto da 215 pezzi. Questi sono adesivi molto invernali, molto natalizi, molto carini, e abbiamo anche questo, che credo sia un foglio glitterato argentato adesivo, magnifico. Queste decorazioni, che purtroppo non riuscite bene a vedere, però ecco, perché non ho capito, sono tutte girate dall'altra parte, però sono palline e anche stelline verdi, rosse e gialle, e penso anche argento. Poi questo set, abbiamo detto, sono biglietti d'auguri, e ogni fantasia ce ne sono due. Questo, e come vedete, insomma, si piega al centro. Uno più bello dell'altro. E poi ci sono dei fogli che praticamente sono di tutti i colori, quindi senza che ve li so far vedere, insomma, sono tutti colorati. E poi abbiamo le varie buste, anch'esse tutte colorate, ce ne sono anche due che sono decorate. Adesso vi faccio vedere questo set di biglietti di auguri in stile vintage, composto da 24 pezzi, 4 fantasie, ognuna delle quali è formata da 3 biglietti. Queste sono tutte identiche e hanno questa fantasia qui, perché è un colore che sta bene un po' con tutte quante. Passiamo poi a quest'altro blocco di vabbè, chiudiamo parentesi. Questo blocco di carta, di tanta carta, perché sono 205 foglie, pesa pure, e di cui si intravedeva questa fantasia, che a me è già
bastata per accaparrarmelo il prima possibile. E poi ci sono queste striscette di carta, tutte appunto decorate, che praticamente servono a fare queste decorazioni che vedete qui, ma nulla toglie che uno le può utilizzare come piace. A me è venuto in mente l'idea di una sorta di washi tape, quindi col biadesivo, magari uno si mette là e fa le varie cose che uno vuole fare. È composto per lo più da 4 cartoncini, ok? 4 fogli di cartoncino e tanti 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 fogli di colori, di vari colori. E se vi faccio vedere la fotina potete capire di cosa sto parlando. Poi passiamo ad un altro blocco che mi ha veramente colpito, perché è sempre un po' vintage se non sbaglio, ed è questo set qui, che dice appunto sono 20 fogli di cartoncino con motivi decorativi. Questi sono proprio fogli da scrapbooking, perché si sente proprio lo spessore, ma non sono double face. Il set di Halloween, ve lo faccio prima vedere così, quindi un set ovviamente di nuovo autunno, composto da 68 pezzi. E questa è la fantasia, no, ve la faccio vedere prima così, che si scorgeva. Tutto quel pacchettino qui conteneva questi foglietti quadrati con queste due fantasie. E poi abbiamo questi altri fogli formato A4. Deliziosi anche questi, perché sono sempre molto sbrilluccicosi. Anche qui abbiamo fogli a tinta unita e qualche altro foglio decorato che vi faccio vedere. Oltre ai fogli, come potete vedere, insomma, di vari colori, troviamo queste, insomma, carta velina di tutti i colori possibili e immaginabili, quindi una cosa veramente molto, un set veramente molto completo. E anche questi due cartoncini da ondulati, diciamo, che vi faccio vedere, semplicemente uno rosso e l'altro insomma beigiolino. Adesso passiamo all'ultimo blocco, che è quello riguardante Natale, ed è composto da, come l'altro set autunnale, da 20 cartoncini appunto con motivi decorativi natalizi. E la prima che si vede dietro è questa qui, scusate, prima non ve l'ho fatta vedere. E poi abbiamo Allora, volevo farvi vedere adesso gli stickers che ho comprato, e quindi partiamo subito con questo set di stickers composto da 12 fogli, quindi 6 e 6, e in argento e in oro i vari fogli, quindi abbiamo, ecco appunto, gli uccellini, le stelline, i cuori, le fatine, insomma, molto carino. Ecco, forse se lo metto dritto perché a volte pendo come la torre di Pisa e non capisco il perché. E sempre comunque al prezzo di 4,99 euro. Adesso passiamo a questi altri, che sono fatti così, che sono anche questi molto carini. Qui abbiamo questa fantasia. Girando troviamo quest'altra fantasia di compleanno, poi abbiamo qui Halloween, insomma,
per intenderci, carino, e poi da quest'altra parte le stelline, e poi abbiamo i gufetti, e da quest'altra parte questi fiorellini. Poi questi altri stickers sono invece fatti così, quindi qui i francobolli, poi le farfalle, carine, che poi queste ci stanno bene anche in quei bigliettini vintage che vi ho fatto vedere. Poi vi ho fatto una palla tanto, no? Che vi ho fatto vedere. Poi questa qui, riguardo la famiglia, i trucchi anche, i gufetti immancabili, e poi l'alfabeto. Con 7 te, perché non lo vedo, i cuoricini. Vado a farvi vedere insomma quest'altra cosa un po' particolare che ho voluto acquistare, ed è questo calendario foto fai da te, che io ho trovato veramente molto interessante, quindi 2017, quindi qui tu comunque puoi inserire una foto, oppure puoi inserire una decorazione o quello che caspita ti pare. Le ultime tre cosine sono state questo qui. Allora, questo è un tagliadischi che lo volevo insomma da tanto, spero che le lame taglino bene, insomma sia insomma buono, e praticamente al suo interno ci sono tre lame di ricambio, ed è regolabile a piacere da 10 a 32 cm di diametro. Il tagliadischi, come anche queste altre due cose che vi mostrerò, le ho pagate 2,99 euro, e questo è praticamente un set composto da tre timbri a rullo con motivi decorativi. Io ho comprato questo set, il mio primo set di washi tape di Lidl, che sono 3x12 metri, e questi sono i tre washi tape in questione. Chissà quale sarà il mio preferito, boh, chi lo sa, appunto. Adesso, prima che veramente scenda la notte e io mi devo ancora mettere a stirare, vi faccio vedere le ultime cose che ho preso. Ho preso due pigiamini che sono in puro cotone, e li ho pagati 9,99 euro, e sono veramente molto carini. Ho preso la taglia L nella speranza di poterci entrare. Comunque sono cioè le taglie di Lidl le vedo un po' comunque più grandine del normale, altrimenti li ammollo a mia sorella. Allora, vado indietro nella speranza di potervi far vedere qualcosa, e si tratta questa magliettina qui con questo fiocchettino e questo bordino decorato, che è semplicissimo ma un amore, ma il pezzo forte secondo me è il pantalone. Guardate che carino, non lo trovate un amore? Io lo trovo un amore. Quindi qui c'ha il bordino così, e sotto invece scende ampio, insomma, tranquillamente, quindi comodo, fresco, molto carino. E poi l'altro è fatto in questa maniera è fatto in questa maniera qui, quindi con questi due bottoncini, sempre il fiocchetto, però questo taglio così, molto carino, molto carino. E poi sempre il pezzo forte, il pantalone, fatto in questa maniera, quindi sempre elastico qui, e tutti questi pallini, semifiorellini, insomma, chi più ne ha più ne metta, e sempre la chiusura fatta in questa maniera larga. Molto carini, molto carini, molto carini, non vedo l'ora di lavarli e di metterli. Per finire, poi giuro che vi lascio in pace, mi sono comprata questi prodottini della Sien per la skin care, pagati 1,50 euro ognuno. E quindi cominciamo con il latte detergente, che sicuramente tutte voi conoscerete tranne me, ero rimasta un pochino indietro, il tonico, che ne ho sentito parlare davvero bene, e lo struccante occhi, che leva anche il make up waterproof.
Ok ragazze, io ringrazio chi di voi è rimasto ancora lì a guardarmi e a sopportarmi, spero di non avervi annoiato troppo con quella carrellata di carte, però credo di poter essere stata un pochino d'aiuto a qualcuno che magari è interessato a comprarle, e quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte.